Carissimi, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il Vangelo di questa domenica contiene la risposta alla fame di vita che tutti ci portiamo dentro e che ci incalza. Il primo gesto che caratterizza il pastore vero, datore di vita, è quello di entrare nel recinto delle pecore, chiamare ciascuna per nome e poi di condurle fuori. Gesù porta le sue pecore fuori dal recinto. Un luogo che dà sicurezza, ma che al tempo stesso toglie libertà. Non le porta da un recinto ad un altro, dalle istituzioni del vecchio Israele a nuovi schemi migliori. No, lui è il pastore degli spazi aperti. Quello che lui avvia è un processo di liberazione interminabile, una immensa migrazione verso la vita. Per due volte ci assicura dicendo: Io sono la porta, la soglia sempre spalancata che nessuno può chiudere, più forte di tutte le prigioni. Entrerà e uscirà e troverà. E qui che cosa si trova? Accesso a una terra dove scorrono latte e miele. La seconda caratteristica del pastore autentico è quella di camminare davanti alle pecore. Non abbiamo un pastore di retroguardia, ma una guida che apre cammini e che inventa strade. Non un pastore che grida o minaccia per farsi seguire, ma uno che precede e convince con il suo andare sicuro davanti a tutti che mi assicura e ci assicura: tu con me appartieni a un sistema aperto e creativo, non a un vecchio recinto finito, bloccato, dove devi soltanto obbedire. Vivere allora, secondo la pagina del Vangelo di questa domenica, è appartenere al futuro. Buona domenica.